Ma un secondo, diciamo, relativo a me non cambia la vita, però dai, oggi per un secondo ho tenuto la maglia. E sono partito veramente tranquillo e non avevo, diciamo, niente da perdere, erano gli altri che dovevano guadagnare la maglia rosa. Va bene ancora che ce l'ho io, se non ce l'avevo io ce l'aveva il mio compagno di squadra Bob, dunque meglio di così per la nostra squadra non può essere. Domani riposiamo tranquilli. Sinceramente io non ho pensato, diciamo, a tenerla, ho pensato solo a partire bene, fare, diciamo, una crono normale e partire forte, andare a tutta sempre. La maglia rosa, diciamo, non ci ho pensato tantissimo, non ho cercato di dire no, non rischio per tenere la maglia, ho cercato di dare come sempre, faccio il 100% e per un secondo è andata bene. No, sono molto contento, molto molto contento, però ripeto, io parto, sono partito per fare un'ottima crono e l'ottima crono l'ho fatta e di conseguenza è rimasta anche la maglia rosa. La crono l'avevo vista solo in video e non avevo provato il tracciato, però no, niente male. Ma non so se il mio cognome sia da uomo della strada che fatica, però non penso di... non necessito di nessuna rivincita, io sono sempre... ho sempre fatto il mio lavoro al 100% ed è questo il mio lavoro e lo cerco di fare al meglio e adesso mi sta venendo ancora meglio. No, la dedico a tutte le persone che mi stanno vicine e mi fanno rivivere e riassaporare ancora meglio le emozioni, le gioie avute ieri dopo il traguardo insieme al mio manager Moreno, e insieme ai miei massaggiatori, insieme alla mia squadra, a tutti insomma. Ma diciamo eravamo in condizioni uguali, non è che sono l'uomo della pioggia che se piove sono contento, vado più forte, eravamo tutti sullo stesso terreno e chi può avere frenato un po' di più, chi un po' di meno, però insomma alla fine la differenza non si faceva solo in discesa, se uno aveva le gambe la faceva in salita.